Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Adels. Allora, dato che è già da qualche video che sto parlando, che sto facendo un po' di ordine nei miei video, nel senso sto cercando di migliorarli nella qualità, luci, videocamere, microfoni, cavolate varie, mi sono preso poco tempo fa. Stavolta, ma per il cellulare, che se capita che devo fare anche dei video con il cellulare, dato che è un S9, quindi fa dei video di alta risoluzione, ho preso questo gimbal. Questo qua, ragazzi, è un prodotto cinese, costa sui 70 euro, ma non è da buttare via, diciamo. Funziona davvero molto bene. Al suo cavo di alimentazione che si va a collegare qua nel suo spinotto, lo collegate alla presa di corrente, lui in poco tempo si ricarica. Sotto, qui sotto abbiamo la vite che lo possiamo mettere anche su un treppiedi, è molto comodo anche tenerlo in mano, non è cioè è ergonomico, ecco. Allora, vediamo un po' come si presenta. Allora, davanti a voi vi trovate questi tre tastini che in realtà sono uno è per l'accensione, uno è per fare scattare la foto e poi abbiamo questo analogico che serve per mandarlo sinistra, destra, su e giù. E poi vi spiego come. Allora, praticamente il telefono, quando voi lo andate a inserire qua dentro, adesso questo è già calibrato. Allora, noi lo andiamo a inserire così il telefono, ok? Quando lo mettiamo su, vedete che è leggermente inclinato. Il telefono va bene ugualmente, però dovrebbe cercare di essere il più dritto possibile. Perché qui questo qui è un peso che praticamente mette in bolla il telefono e vi permette di fare i video buoni, ok? Il tutto si regola da questa staffettina, diciamo, qua c'è la sua vite, si svita un pochettino in base a questa staffa, più in fuori la mettete, più internamente. Lui o fa così o fa quello, dovete regolare voi questo pesetto. Se lo accendiamo, tengo premuto. Ok, come potete vedere, ragazzi, lui è stabilissimo. Io come lo giro, lui rimane sempre fermo. È una figata. Poi questo gimbal qui ha una sua applicazione da andare a scaricare, si scarica l'app e potete collegare tramite via Bluetooth il telefono al gimbal. Così praticamente dalla sua applicazione fate video e foto, in automatico sia le foto che i video vengono salvati sulla vostra galleria del telefono e ha pure l'opzione. Il tracking praticamente vi segue mentre voi vi spostate, quindi non dovete con l'analogico fare voi spostare con l'analogico, ecco. Però ovviamente serve quando vi state riprendendo voi. Certo che se riprendete qualcosa dall'altra parte del telefono, il tracking non serve. O se state riprendendo un vostro amico, allora ci può stare. Ed è molto comodo. Qui di lato abbiamo due comandi che sinceramente questi due, una rotella e un tastino che va su e giù, ma sinceramente questi ragazzi non ho capito bene a cosa servono. Penso sempre sulla qualità per la qualità dei video, sempre per stabilizzarlo. Non lo so sinceramente. Si è spento cosa? Un attimo, vediamo. Ok, sì, guardate, per 70 euro ragazzi non è veramente niente male.
Poi anche senza Bluetooth, se io questo lo voglio abbassare il telefono, si può fare ugualmente. Vedete? Non so se si riesce a vedere. Al massimo poi farò uno zoom. Vedete il telefono che va verso il basso, adesso va verso l'alto, verso sinistra, alla mia sinistra e verso destra. Anche questo, ragazzi, per fare video con il cellulare è comodissimo perché non fate i video traballanti, ok? Non fate i video traballanti, quindi fate video di qualità e siete comunque anche più contenti perché il video è perfetto. Boh. Ok, quindi anche questo ragazzi è un prodotto che chi vuole un po' di qualità sui video lo consiglio, non costa tanto, costa sui 70 euro come vi ho già detto all'inizio del video, è un prodotto cinese, anche le istruzioni, un libricino piccolino così, tutto in cinese, ma non ci vuole tanto a capirlo, cioè come funziona, è semplicissimo. E poi ragazzi se l'ho capito io, lo potete capire anche voi. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like, tutte le solite baggianate. Quindi con questo è tutto, vi ringrazio della visualizzazione, noi ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.